Rueda. Isabella, colpo di testa a seguire per Moldovan, ma c'è Petruzzi, poi Giannini, Carboni. Non ci sono stati i suoi velocissimi sganciamenti finora. Giannini. Aldair anticipa Petruzzi. Giannini. Cappioli. Balbo al problema di girarsi. Controlla, palla sul sinistro, prova Balbo. Rete! Balbo! Un gol grandissimo. Al 26esimo minuto Balbo ha colpito. Roma 1, Neuchâtel 0. L'esultanza del pubblico romanista, l'abbraccio di Carboni a Balbo, che è andato a inventarsi questo gol dopo il colpo di testa di Cappioli. Ha dovuto scegliere il tempo giusto, il tocco con il destro, palla sul sinistro, rasoterra, precisissimo, niente da fare per Corman Beff. Rivediamo d'altra angolazione di leggero interno il sinistro di Balbo. Ecco il primo gol europeo con la maglia della Roma per Balbo, giocatore dal rendimento straordinario. Sconfitte peraltro entrambe in casa, con l'Atalanta e con il Milan. Lanna alza un morbido sinistro per Carboni. Moriero prova a cercare spazio a sinistra, doppio passo di Moriero, si è liberato di Bonaler, poi la grandissima conclusione da parte di Fonseca, e sono due gol di marca sudamericana, aggancio di Fonseca e rete d'autore. 32esimo minuto, Roma 2, Neuchâtel 0. L'abbraccio di Balbo, il saluto di Fonseca ai tifosi romanisti in curva nord. Ottimo lo spunto di Moriero dalla parte che forse gli è meno congeniale, cioè a sinistra. Ha disorientato Bonaler. Cross, seguiamo questa traiettoria. A vuoto Rotemduller come Perré. Fonseca, rivediamo. Controllo con il sinistro, palla che poi è rimbalzata sul petto, da quello che ho avuto modo di vedere, vediamo. Con questo replay è impossibile chiarire. Comunque aggancio e conclusione di Fonseca nello stesso angolo che era stato vincente anche per Balbo. Sarebbe interessante poter rivedere questa palla sul corpo di Fonseca, senza nulla togliere naturalmente poi alla qualità del sinistro dell'uruguaiano. Resta qualche dubbio su questo controllo, un po' il corpo, un po' il braccio, chissà. Comunque il guardialini deve stare attento, l'uruguaiano. Sarebbe assurdo incassare un cartellino giallo per una protesta così plateale. Intanto Statuto recupera Balbo, palla sul destro, tiro di Balbo e rete, rete! Balbo, ancora il gran gol, 35esimo, 3-0 per la Roma e i gol di Balbo sono due. La caparbietà di Statuto premiata sulla tre quarti d'attacco e poi Balbo, controllo e dalla distanza il tiro di destro. Balbo, eccolo qui, ha dato un'occhiata, avete visto, a Corman Beff, grande parabola, splendido destro di Balbo, cecchino. Si festeggia ancora tra i giocatori della Roma, proteso in vano in tuffo Corman Beff. Balbo ha avuto il tempo anche di dare un'occhiata a sinistra, ha visto che la soluzione entrava dal fuorigioco Isabella. Moldovan tra Lanna e Aldair può davvero poco, nessun problema per Giovanni Cervoni, inquadrato Viorel Moldovan, 23enne rumeno, uno degli elementi nuovi del Neuchâtel 95-96. Statuto, duello in velocità con Rotemüller, cross di Statuto, deviazione e autorete di Rueda al decimo minuto. L'inquadratura è per Rotemüller, ma io ho la sensazione che la deviazione sia di Rueda numero 5.
Dunque 4-0 per la Roma. Dunque l'affondo di Statuto a sinistra. Ecco il cross. Eh sì, è Rueda. Era stata spietata con Rotenbühler. Rueda, suo l'autorete, con questa inquadratura chiariamo definitivamente. Dunque 4-0 per la Roma, al decimo della ripresa l'autogol di Rueda con Corman Boeuf che andava a raccogliere il cross.